hanno deciso di schierare un centrocampo folto, 4-5-1. Beh, sembra che l'allenatore punti a imbrigliare la manovra d'attacco avversaria con un centrocampo folto. Il possesso di palla rivestirà un ruolo importante. I cinque centrocampisti rendono complicato per gli avversari costruire il gioco e rifornire le proprie punte. Ma dovranno anche essere abili nell'impostazione della manovra offensiva per servire l'unico attaccante schierato. E si comincia. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Tonali. Brahim Diaz. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Che sì. Tonali. Cerca il secondo palo. Ed evita il gol. La gioca in profondità. Vlahovic vuole la palla. Tonali. Brahim Diaz. Scodella in avanti. Ferreira. Venuti. Cristiano Biraghi. Lungo passaggio in avanti. Chi è? Era ben posizionato e intercettato il pallone. Il Milan cerca immediatamente il gol, proiettandosi in avanti con forza. Brahim Diaz. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Callejon. Provano a ripartire da dietro. E abbiamo già superato il quindicesimo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Brahim Diaz. Lunga in fascia con una palla giocata alta. La palla entra in area. Attenzione, Ibrahimovic. Tiro davvero troppo debole. Tenta di allontanare il pallone. Preferisce il retropassaggio. Sulla destra. Vediamo se può capitalizzare. Colpisce il pallone. E c'è il gol del Milan. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Ha portato la palla fino a dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza fino all'ultimo e poi è andato a colpo sicuro. Il Milan segna il gol che sblocca la gara. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Castrovilli. Saponara. Sulla sinistra. Da un'occhiata verso l'area. Rimessa in gioco dunque. Da lì può segnare. Numero. Prova a verticalizzare. Brahim Diaz. Scatta verso il pallone. La tua
Che grande parata! Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Ci prova! Buonaventura. Un solo gol a referto fino ad ora che e così siamo evidentemente sull'1-0. Odriozola. Ecco un'occasione di contropiede. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Effetto al cross. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Prova a giocarla in profondità. Castrovilli. Vlahovic. La gioca a sinistra. Che sì. Milan. Ha segnato di più ed è quasi tempo di andare a rinfrescarsi un po'. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Cristiano Biraghi. Vlahovic. È in una posizione in cui può far male alla difesa. Brahim Diaz. C'è la palla lunga, in avanti. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ferma l'azione in modo falloso. Si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. Pallone lungo in verticale. Brahim Diaz. Riceve la palla. Va al tiro! Hanno commesso una leggerezza, è corso un rischio inutile. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Tonali. Che sì. Apertura di gioco sul fronte opposto. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Lancia il compagno in profondità. La Fiorentina, calcio di punizione. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. È attento e allontana senza problemi. Prova a metterci il piede. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca un varco con un pallone lungo. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Tonali. Brahim Diaz. La gioca sulla destra. E passa! La gioca in aria. Nessuno arriva sul cross.
C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. Kokorin può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Brahim Diaz. Buonaventura. Scodella in avanti. Brahim Diaz. Donali. Brahim Diaz. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. E il difensore respinge. Difesa energica e decisa. Che sì. Prova ad andare via con eleganza. Crossa il pallone a centro area. Ibrahimovic. Ibrahimovic! Che classe! Ottimo salvataggio! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Che sì. Brahim Diaz. Buonaventura. Cristiano Biraghi tenta di scavalcare la mediana. Che sì. C'è la palla lunga in avanti. Brahim Diaz. Cerca il numero. Che sì. Allarga il gioco sulle fasce. Traversone in arrivo. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Cerca di lanciare il compagno. Brahim Diaz opta per il lancio lungo. Tocco preciso. Grande intervento, vale come un gol. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Prova Kayekon, eccolo qui. Palla in avanti verso il compagno. Ibrahimovic. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara.